Ed eccoci qui, tornano le nuove puntate di Chef in Cucina. Oggi vi saluto da una location nuova, esclusiva, bellissima, meravigliosa sul lungomare di Martinsicuro. Sono insieme al nostro chef che avete già conosciuto, Alessandro De Antonis, del ristorante Cipria di Mare. Buongiorno, buongiorno. L'avevamo promesso, Alessandro, che ci avresti fatto conoscere e ci avresti presentato questa nuova location, che è praticamente nuovissima, vero? Sì, facciamo 2 anni fra qualche giorno. E abbiamo spostato il nostro ristorante storico da Teramo a qui, e a Teramo abbiamo trasformato quella che era il vecchio posto in un bistrò. E qui diciamo che facciamo la cucina che più mi rappresenta. Bene, è un po' l'evoluzione, dai, diciamo che fa parte un po' del percorso della tua storia personale, che sì. È iniziata a Teramo con questa pescheria. Sì, la pescheria di famiglia oramai è più che trentennale. E poi la mia volontà è stata quella di aprire un ristorante attiguo. Abbiamo rilevato questo grande posto, abbiamo fatto questo ristorante che inizialmente era un po' più grande, l'abbiamo poi stretto per diciamo inseguire un progetto diverso, più importante, e oggi sono tornato un po' a casa, che io sono nel paese qui vicino, quindi passando qui ho visto questo posto meraviglioso. Bellissimo. di fronte al mare. Sì. Allora molto bello. Ho deciso che era tempo di tornare a casa. E poi devo dire che i colori che restituisce la primavera sono veramente meravigliosi e secondo me esaltano ancora di più la bellezza del paesaggio, perché la primavera secondo me è stupenda, poi oggi è una giornata limpida, veramente bellissimo qui. Ma veniamo a noi, oggi tu ci preparerai un piatto diciamo un po' provocatorio. Sì, un po' sì, nel senso che è il piatto di pasta per antonomasia, quello da mezzanotte, no? Sì, quello quando hai fame, apri il frigo e dici oddio, che ci sta? L'aglio e l'olio. Il peperoncino che in ogni cucina abruzzese non manca mai, è vero. E ho voluto farlo, ma il motivo qual è? Può sembrare abbastanza semplice, forse troppo, però in realtà io ritengo che sia uno dei piatti più difficili da fare. Assolutamente. Anche perché il confronto con quello della mamma, quello della nonna è... Esatto. No, tutti noi sappiamo cos'è uno spaghetto agli olio, esatto. Tutti noi l'abbiamo già mangiato. È vero. Quindi bisogna, insomma, è un piatto che va fatto seguendo le regole canoniche, ma con attenzione. Una volta una persona mi ha detto, se vuoi mettere in difficoltà uno chef, chiedigli di farti un piatto di pasta agli olio. Ed effettivamente è vero, perché puoi fare cose semplici. Può sembrare semplice, ma in realtà è un banco di prova anche molto difficile per uno chef. Perché fin quando si realizzano poi piatti magari un po' più articolati, un po' più elaborati, anche magari utilizzando strumenti e tecniche che a casa non si hanno, magari fare il confronto diventa difficile. Invece, come dici tu, con un piatto come pasta agli olio, insomma, mettiti alla prova. Sì, ma a me piace mettermi nei guai. Sì. Belle le sfide, vero? Sì, altrimenti ma proprio che noia. Mi piace proprio la difficoltà, cioè, se no che stai a fare? Se no non esco, cioè, se non succede qualcosa di difficile, che esci a fare? Io condivido veramente. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Allora, l'acqua calda, insomma, fino a qua... E fin qui ci siamo. Sì, ci dovremmo essere. Ingredienti molto semplici, quindi spaghetti. Utilizziamo una pasta abruzzese, che è sempre meglio, visto che comunque abbiamo veramente un'ampia scelta in Abruzzo di materie prime eccellenti, eccezionali. Poi allora, aglio. Sì, giusto. Partiamo con un olio. Allora io non, di solito si mette prima la pasta e poi si mette a fare gli olio. Ecco, questa è la prima cosa che io non faccio. Ok. Mettiamo prima l'olio, usiamo un buonissimo olio abruzzese. Sì, ma qui è tutto abruzzese, mi sembra di vedere, insomma. Sì. Sì. Allora mettiamo l'olio a fuoco molto molto basso e mettiamo già dentro l'aglio. L'aglio l'abbiamo, non so se si vede in camera, l'abbiamo tagliato a lamelle, a me piace così. Ok, l'aglio si deve sentire, altrimenti che passa? Sì, si deve sentire, ma paradossalmente se cotto bene, ben tostato, senza bruciarlo, risulterà anche leggero. Non è vero che l'aglio è così ripropositivo. Certo, se è bruciato o crudo, certo, si sente. Beh sì, ma allora, un po' tutto, cioè tutto ciò che viene esageratamente cotto o bruciato poi tende a riproporsi, quindi non è solamente una caratteristica dell'aglio. Infatti veramente la cottura e il rispetto delle materie prime è fondamentale per un buon piatto. Intanto che l'aglio inizia a tostare, mettiamo dentro il nostro pugnetto di spaghetti. Ok. Quindi praticamente l'aglio deve tostare molto dolcemente, esatto, giusto? Il segreto è tenerlo a fuoco molto molto basso e se vedete che il fornello ve lo alza un po' troppo, lo allontanate, fate raffreddare e rimettete. Ok. Bisogna evitare... Quindi alziamo dal fuoco? Sì, dal fuoco, lo tenete lontano dal fuoco, vedete? Ok. Col caldo che è già preso. Sì, infatti. Lo continuiamo a tenere in cottura. Io questa operazione la faccio sempre in cucina, ma per un motivo diverso però.
Puoi farti una risata? Sì. Perché quando diciamo, l'olio diventa un po' troppo bollente, andiamo a buttare, non so, per esempio, il pesce. Per evitare gli schizzi. Schizza. Allora, per non, per non sporcare il gas, perché poi non ho voglia di pulirlo, tolgo la pentola, mi metto sul piano di marmo, faccio questa cosa e poi rivedo. Allora, ci sono due ottimi motivi da oggi per fare così. Allora, io a questa ricetta aggiungo delle alici dissalate, però è una versione facoltativa, tipicamente marinaresca. Però io apprezzo, apprezzo, mi allora, piacciono tanto. Però siccome ce ne siamo dimenticati, adesso chiamiamo la nostra piccola Vanna, una giovane promettente, la nostra cugina, che ci porta le alici. Ecco la Vanna. Puoi poggiare, qua. Grazie. Grazie. Che bel nome Vanna, mi piace. Ok. Quindi abbiamo messo l'acciughina. Ecco, i filetti di acciughe, più o meno quanti ne dobbiamo mettere a testa? Ma anche siccome è un ingrediente facoltativo, dipende molto dalla grammatura di pasta che abbiamo intenzione di fare fuori, però diciamo un paio a testa sono sufficienti, anche perché evitano poi di aggiungere sale. Abbiamo bagnato con un goccetto d'acqua. Profumo. Ho quasi spento il fornello, Ok. Cosa avete notato? Sì, abbiamo messo anche l'acqua di cottura. Sì, perché bisognava fermarla un po'. Ok, quindi guarda, facciamo. Questo piatto mi sta emozionando, sai? Perché è un piatto veramente che non ne ha mai fatto nessuno. Pasta agli olio forse, ma non ricordo, ma credo che non abbiamo mai fatto questo piatto. Sì, perché sembra una pazzia, no? Dice, vabbè, adesso ci fanno vedere questo spaghetto agli olio. Una novità assoluta. Ma non è assolutamente invece una cosa banale, anzi. No, perché anzi. Poi sono è il mio piatto preferito in realtà, è la cosa che mi piace di più da mangiare, è la mia pasta preferita. Ma sono quelle cose, dicevo, che fanno parte di noi, quindi è giusto riproporle, farle insieme, perché anche solo questo profumo mi fa sentire a casa, davvero. Quindi abbiamo spento qui. Sì, rifacciamo ripartire lentamente, ma davvero al minimo sindacale. Alessandro, i nostri spaghetti sono cotti? Sì, manca davvero pochi istanti. Ok, nel frattempo abbiamo l'acciughina si è quasi disfatta del tutto. Ok. L'aglio è bello morbido. Bene. Questa cosa ci piace. Poi l'aglio va mangiato, giusto? Assolutamente sì. Quanto fa bene l'aglio? L'aglio ha veramente tantissime proprietà antisettiche, antibatteriche, è protettivo anche per lo stomaco. Insomma, veramente è un alimento che vale la pena inserire nella nostra alimentazione. Poi vabbè, in Abruzzo non lo dobbiamo dire perché comunque è presente di suo. È onnipresente quasi. Sì, vabbè, la cucina italiana, ma in realtà anche in quella francese, cioè, l'aglio è... Beh, sì. Beh, è così aromatico, insomma. Come si fa a rinunciarci? Esatto. Basta saperlo usare un po' con attenzione, in modo che... Ok. Finiamo la nostra cottura. Ah, importante il peperoncino. Io non l'ho soffritto, uso il mio. Ok. Ma non è una mia scelta, eh. Che è un peperoncino, praticamente andremo ad utilizzare l'olio del peperoncino. Sì, metterò 2-3 pezzettini. Okay. È un peperoncino che ho ottenuto sotto sale e poi conservato in olio d'oliva. Ok. Perché non voglio che si bruci. Ok. Per quanto ho detto fino ad ora. Tutte le parti vegetali, tutti gli aromi, è sempre buona norma non bruciarle. Adesso possiamo alzare davvero. Ci prepariamo il nostro piatto. Sì, quindi ci prepariamo proprio per la fase dell'impiattamento. Oh, grazie, come sei gentile. Mm. Ti faccio da assistente, tanto oramai sono l'assistente di tutti i miei chef. Se vuoi riciclarti nel mondo della cucina, un posto te lo teniamo, eh? Ma guarda, sinceramente con tutta l'esperienza che ho dico proprio di no. Perché è un lavoro, preferisco conoscervi, venire da voi, sedermi e mangiare, perché veramente è un lavoro... Totalizzante, esatto, anche se a me piace tantissimo cucinare, però insomma preferisco rimanga solo una passione. Okay, facciamo legare un po', facciamo fare la cremina, tanto di moda. E questo dipende anche un po' dalla pasta, giusto? Sì, chiaro. Ma anche soprattutto dalla cottura che bisogna fare, perché la tiriamo fuori molto molto dura e la finiamo sempre in padella. Ok, e questo consente di avere quella cremina piace. Tenendola sempre in movimento il più possibile. Ok, la stiamo praticamente, risottando. Sì, anche se è un termine... Un po' abusato, eh? Sì, tantissimo. Non è proprio carino. Eh sì, anche perché non è riso, perché dobbiamo risottarlo.
No, anche perché sennò bisognerebbe pastare il riso pure. Allora. È giusto. Dobbiamo essere, insomma. Qui. Ok, io penso che siamo pronti. Possiamo andare a chiudere il piatto. Senti che bel suono. Che il suono della felicità. Il suono della felicità, sono d'accordissimo. Ma con me sfondi una porta aperta quando si parla di cibo. E di pezzettini d'aglio poi li andremo a recuperare tutti. Ok. Ci aiutiamo con un coppa pasta se vogliamo fare. Sì, vabbè, adesso. Sai, a mezzanotte non si usa il coppa pasta. No, però. Si mangia quasi dalla padella. Però. Dalla padella, che bello. Penso che quello è un momento di intimità enorme con chi ci è vicino. È vero. Ok, abbiamo raccolto. Mi piace l'aglio perché rimane bianco. Non è... Sì, ma è proprio... questo il modo per fare in modo che sia anche digeribile. Un po' di pane. Questo è semplice pane tostato, vero? Sì, sì, un pane bianco. Abbiamo tostato non nell'olio, cioè non fritto, ma semplicemente al forno per non dare troppo grasso alla preparazione. Beh, anche perché insomma di condimento ce n'è abbastanza. Sì. Allora adesso io userò il finocchietto. Non uso il prezzemolo, ma potete usarlo tranquillamente, non è un problema. Io preferisco il finocchietto, mi piace. Sì, un po' più fresco e... più aromatico. Non lo so, questo prezzemolo è un po' abusato. Se ne abusa un po' in cucina, secondo me. Anticamente sì, diciamo che è un buon profumo, non è però... da boicottarlo per sempre. Però si usa, tende un po' poi a omologare un po' troppo i piatti, secondo me. Va usato qua sempre con parsimonia. C'è l'equilibrio nei piatti, è la cosa da cercare. Allora, ci mettiamo lì così, facciamo riprendere bene. Incrociamo le dita, speriamo che non si sfascia niente. Ma no, wow, che bello. Olè. Che eleganza. Complimenti, chef. Grazie. Bellissimo, semplice, elegante come lo hai presentato e proposto. Un grande classico della tradizione gastronomica italiana, ovviamente rivisitato con quella ricetta che gli dà quel tocco saporito in più che non guasta mai. Grazie Alessandro. Grazie a te. E grazie a voi per essere stati con noi. A domani. I chiodi di garofano hanno delle proprietà antisettiche e anestetizzano localmente. In più stimolano la circolazione e aiutano anche a stimolare la mente.